speciali bussano alla porta, toc toc, chi è? È una pillola di vita che chiede di te. Pillole di vita, qua. Vieni qua. Devi smetterla di girare per il campo senza senso. Tu devi marcare il numero 9, chiaro? Chiaro, chiaro. No, non ti vedo convinto. Dove sono gli occhi del giaguaro? Fammi vedere gli occhi del giaguaro. Lasciamo perdere gli occhi del giaguaro. Io ti voglio vedere determinato, aggressivo, cattivo. Determinato, aggressivo e cattivo. Non ho sentito! Determinato, aggressivo e cattivo. Bravo, e adesso vai! Numero 9 nella vera scampo. Numero 9 cattivissima. Pigi, dobbiamo fare qualcosa contro la tua paura. Non è possibile che tu non abbia per niente coraggio. Ma non è vero che non ho coraggio. Allora come va, ragazzi? Tranquillo, Pigi, sono io. Di cosa volevate parlarmi? Pigi è un fifone. Allora avevo pensato che tu, che sei un personal trainer, avresti potuto fare qualcosa per lui. Pigi è un fifone! Pigi è un fifone! Non c'è niente da ridere! È una cosa seria! Bisogna fare subito un test per capire quanto è fifone. Ma io non voglio fare un test! La situazione mi sembra grave. Buh! La situazione è gravissima. E se ti dicessi... un castello infestato di fantasmi! Non ho mai visto un caso di fifonaggine così acuta. Ma ho io quello che fa per te. Un bel corso di kickboxing. Così diventerai coraggiosissimo. E ti verrà anche l'occhio della tigre. Forza, andiamo! Via, via! Dai! Teo, piuttosto, dobbiamo cercare un avversario di kickboxing per il mio Pigi. Però magrolino, piccolino, perché qui la vedo durissima. Dai, forza! Se questo è talmente grande che sembra essere la custodia di Pigi. E questo usa Pigi come bastoncino di cotone per le orecchie. E questo come stuzzicadenti. Ma dove lo trovo uno magrolino per Pigi? Scusa, ti passesti quel peso da mezzo chilo? Sicuro? Sei attento a non farti male. Grazie, sei davvero molto gentile. E scusa ancora se ti ho recato tanto disturbo. Ciao, sono Teo. Posso farti una domanda? Certamente. Piacere, Tommasino De Bolino. Tommasino De Bolino. Interessante. Senti un po', Tommasino De Bolino. Tu frequenti da molto tempo questa palestra? Vorrei tanto, ma in realtà non ho mai tempo. Che disdetta. Ah, quindi fai anche poca palestra. No, te lo chiedevo perché c'è un mio amico che sta facendo un corso di kickboxing. Non so, magari ti piacerebbe combattere con lui? Non lo so, ma sei proprio sicuro di volermelo chiedere? Sicurissimo, secondo me sei la persona adatta. Va bene, allora sono io che ringrazio te per l'opportunità che mi stai dando. Oh, in gamba, Ciao, A presto. Questo Pigi se lo mangia a colazione. Peccato che ci sia poco da mangiare. Il tuo amico come se fosse nuovo. Me l'hai consegnato fifone, gracile. Una sorta di vermicello. Adesso non esageriamo. Scusami. E adesso guarda che grinta, che coraggio. Prima mi ha fatto anche lo sguardo da tigre. Avanti, chi si fa sotto? Io non ho paura di nessuno. Chi è il primo che vuole salire sul ring? Incredibile, ma come ha fatto? Mi chiedi come ho fatto? Non c'è niente da ridere. Ore e ore di disciplina in palestra. Tu piuttosto, hai trovato un degno avversario per il mio Pigi? Ma certo, eccolo qui. Tommasino! Si chiama Tommasino De Bolino. Tommasino De Bolino? E lui sarebbe un degno avversario? Prova a seguirmi sul ring, se il coraggio. Vai, Pigi. Teo, sei sicuro di non aver esagerato con Tommasino De Bolino? Sì, forse l'ho preso un po' troppo magrolino, ma sai, con Pigi non volevo rischiare. Ma cosa hai capito? Tommasino De Bolino è il cattivissimo campione mondiale di kickboxing! Tu lo vedi così magro, ma sul ring diventa cattivissimo, diventa una tigre! Presto, dobbiamo fermarli! Troppo tardi. Devo avere della colla di là. Della colla? Devo rimettere insieme i pezzi. Sono davvero preoccupato. Temo che dopo questa esperienza Pigi avrà più paura di prima. Lo sapremo subito, Teo. Eccolo che arriva. Ciao, alla prossima. Pigi, allora, com'è andata? Come stai?
Hai avuto paura? Paura io? Ma state scherzando? Non avete visto come l'ho sistemato? Prima gli ho tirato un colpo di zigomo sul suo pugno e poi un colpo di naso sul suo ginocchio. Non è stato extraterrestre. Un colpo di naso sul suo ginocchio! Non c'è niente da ridere. La trovo una grande tecnica di combattimento. Oh, 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 i miei nipoti! Sì, e chi altro può essere se non la zia che vi fa di queste belle improvvisate? Sì. Cosa state leggendo di così interessante? Fumetti di fantascienza. Fumetti di fantascienza? Certo. Ma stiamo scherzando? Ritiro immediato. No, se ne parla nemmeno, La zia non vi permette di leggere queste cose. Cosa sta succedendo, zia? Ho sequestrato i fumetti di fantascienza. Ah. No, io mi domando chi. Chi può permettere delle letture così, così infantili, superficiali? Vabbè, ma non sono proprio infantili. Infantili e superficiali. La mamma. Ma infatti la zia ha anche un po' ragione, ragazzi. Cosa state leggendo? Va bene. Andrò a lamentarmi anche con lei. Infatti. Ha portato via i miei fumetti di fantascienza. Rivoglio i miei fumetti. Mamma, secondo te ce l'avrà fatta? Tesoro, non lo so. A dire il vero mi sembra un'impresa impossibile. Allora, tesoro, non ce l'hai fatta, vero? E invece sì! Dopo 5 ore di coda, ecco i biglietti per il parco divertimenti in 3D! Mi hanno raccontato che ci sono delle montagne russe incredibili. Praticamente tu stai fermo e sono le montagne che ti vengono addosso. Sarà una giornata fantastica. Io, mia moglie e i miei 2 figli. Ma sì, Molly, stavo scherzando. Oggi sono felice e mi va di scherzare. Isara. La zia! La zia! Amori miei! Ciao! Sono felice di vedere che siete così contenti di vedermi. Oggi ero a casa e mi stavo annoiando e mi sono detta: ma perché non fare una bella improvvisata ai miei nipoti? Allora, cosa facciamo di bello? Niente, oggi niente, proprio niente. Ma come? Ma non stavate uscendo? No! Ci siamo messi le giacche perché in casa faceva un po' freschino. Freddo, in casa fa un freddo, non senti, fa freddo. Zia, fa freddo, molto freddo. Dobbiamo convincere la zia a tornarsene a casa sua così noi possiamo andare al parco tranquilli. Certo, tesoro, il problema è come. Potremmo parlarle in maniera adulta, spiegandole il nostro punto di vista. Sono sicura che comprenderà. No! Ci sono! L'altro giorno la zia ci ha sequestrato i fumetti perché detesta la fantascienza. Tesoro, cosa c'è? Niente, c'ero anch'io, è stato un momento terribile. Sì, però quello che voglio dire è che adesso se noi accendiamo la televisione, ci mettiamo a guardare il telefilm di fantascienza Star 1, 2, 3, magari si annoia e se ne va a casa. Teo, mi scoccia terribilmente ammetterlo, ma questa è una grande idea! Sì. Cosa state guardando? Star 1, 2, 3. È un programma fantastico di fantascienza, fantascientifico, che a noi piace moltissimo. Oh, sì. Non so se ti è arrivata la fantascientificità della cosa. Sì, è arrivata. Ah, bene. Se non c'è niente di meglio, lo guarderò anch'io. Ma non sei costretta, zia, nel senso che è lungo, dura tutto il pomeriggio. E se vuoi tornare a casa, noi non ci offendiamo. Ma no! Vabbè, allora forse se voi non vi offendete, io posso tornare. No. Presto. Magari guardandolo poi finisce che piace anche a me. Sarà difficilissimo liberarsi di questo alieno. Capitano, l'astronave sta perdendo pressione. Che la forza sia con noi. Attento, no. Da questa parte. Capitano. Luke, io sono tuo padre. Zia, ma non lo sai, ma tutti gli appassionati di fantascienza amano imitare i propri eroi citandone le battute più famose. Sì, no, ragazzi, sì. Verso l'infinito e oltre. Capitano Kirk, le ordino di senza sportare. La
spada laser e la nobile arma del cavaliere Jedi. No, no, basta, io non posso più stare in questa casa di matti. No, no, zia, resta con noi, non passare al lato oscuro della forza. Ma per carità, ma non ci penso neanche. Andiamo, cara, prendi il tuo. E lei, torniamo! Ah no, io devo aprire. Sapete cosa pensavo? Che invece di andare a casa ad annoiarmi, io prendo questi biglietti del parco divertimenti 3D e ci vado con le mie amiche. Tanto voi state a guardare quel programma lì in televisione che è il non lo so, vabbè. L'astronave si autodistruggerà tra 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ragazzi, non sapete la fatica che ho fatto per trovare questi biglietti del nuovo parco divertimenti 4D. E tesoro, hai speso tanto? No, ho trovato un mutuo vantaggiosissimo. Beh, allora cosa aspettiamo? Mi hanno raccontato che ci sono delle montagne russe incredibili. Le montagne russano proprio! Sì, sì, dai, cosa stiamo aspettando? Su, prima che succeda qualcosa come l'altra tranquilli, volta. Tranquilli, è tutto sotto controllo questa volta qua. Questi biglietti non li avrai mai. Sì, sì, vai. Ciao ragazzi, sono passato per farvi sentire il mio nuovo metodo personalizzato di bussare. Non è extraterrestre? Forza ragazzi, cerchiamo, perché secondo me riusciamo ancora a sistemarli. Proviamo magari con un po' di colla.